Siamo alla guida del nuovo Iveco Daily 2014, la terza generazione di un fortunato veicolo che ha motorizzato camper di fascia alta in tutta Europa. Certo, quello che salta immediatamente all'occhio è il design completamente rivisto, totalmente diverso da quello che eravamo abituati a vedere. Un design automotive ma che non dimentica quello che è il DNA dell'Iveco Daily, cioè un veicolo che deve soprattutto essere pratico, robusto, efficiente. Per cui nuovo design ma con delle motivazioni particolari. L'aerodinamica è migliorata, il cofano molto più grande e che permette un accesso migliore agli organi meccanici e la linea dei fari che continua con questo particolare motivo di calandra, però portati indietro perché così a riparo dai piccoli urti, ma sotto questa pelle c'è tantissimo. Il nuovo Iveco Daily, sia nella versione van sia nella versione cabinato e scudato, porta con sé molte innovazioni tecniche. Tra queste, le nuove sospensioni anteriori quad leaf a doppio quadrilatero per veicoli con peso totale fino a 35 quintali e l'ulteriore miglioramento delle possenti quad tor a doppia barra di torsione, tutto per fornire una maneggevolezza ancora migliorata. Il nuovo Daily si distingue anche per il raggio di strazzata estremamente ridotto e per la grande stabilità in situazioni d'emergenza, grazie alla presenza dei più importanti ed efficaci sistemi di sicurezza attiva come ABS, ASR ed SP. Le tipologie di motori offerte, 2300 e 3000 centimetri cubici di cilindrata con varie tarature di potenza, naturalmente adattate a qualsiasi tipo di utilizzo. Quelle che più ci interessano, più adatte per il veicolo ricreazionale, sono senza dubbio il 2300 centimetri cubici da 146 cavalli e il 3000 centimetri cubici da ben 205 cavalli. Quando parliamo del 3000 centimetri cubici parliamo anche di una coppia che in numeri è 470 Nm. Ok, un numero arido che magari più vuol dire poco, in sostanza però significa avere un veicolo che anche ai bassimi regimi riprende in maniera potente, decisa, continua e fluida ed è capace di tirar fuori benissimo da qualsiasi tipo di impaccio. Le versioni cabinate e scudate del nuovo Daily confermano tutte le loro caratteristiche, il loro DNA principale, condensato in un aspetto, quello di essere un telaio a longheroni, particolarmente robusto, particolarmente atto anche a impieghi gravosi e che permette al nuovo Iveco Daily di avere un peso totale a terra che può arrivare a 7 tonnellate, cosa unica nel settore europeo per quanto riguarda questa tipologia di veicoli. A bordo della versione van, col motore più potente della gamma, il 3000 centimetri cubici da 205 cavalli, uno dei propulsori verosimilmente più indicati per quelli che saranno i futuri allestimenti camper. Ma quello su cui noi vogliamo concentrarci in questo momento è il nuovo interno, un cruscotto completamente ridisegnato, ergonomico, ricchissimo di vani di sistemazione di tutti i tipi, adatti anche naturalmente ai device come tablet, iPhone e smartphone in genere. Tutto questo per un veicolo che ha, sì, è vero, la derivazione, almeno atavica, di essere un piccolo autocarro, come si diceva, ma che ormai è diventata una vera e comodissima autovettura.